Andiamo a dare il buongiorno a Stefano Pesci, direttore generale di AMT. Buongiorno Pesci. Buongiorno. Allora, sicuramente per chi utilizza la metropolitana da oggi e per le prossime settimane c'è un grosso cambiamento, perché da oggi la metropolitana sarà chiusa per lavori. Ci racconta perché, fino a quando? Allora, la metropolitana dopo 30 anni è soggetta a degli interventi di manutenzione straordinaria, addirittura parliamo della sostituzione dei binari lungo alcune tratte, quindi si tratta di lavori molto complessi e che non possono essere fatte con i treni in esercizio, quindi la metropolitana per circa 2 mesi rimarrà chiusa per restituire poi ai nostri clienti un impianto che continui a essere sempre sicuro e efficiente come normalmente avviene. E, ciò premesso, per fare in modo che il servizio possa essere comunque adeguato nella tratta compresa tra Rivarolo e Brignole e anche De Ferrari, quindi i due punti centrali della città, collegamento che normalmente è assicurato dalla metropolitana, abbiamo organizzato un servizio navetta con dei mezzi che sono una ventina, collegano proprio Piazza Pallavicini percorrendo diversi tratti, diciamo, in comune con la metropolitana e per quanto possibile prevedendo delle fermate che siano più vicine a quelle che sono le stazioni della metropolitana per arrivare poi nel centro della città. Quindi questo servizio è fatto, come dicevo, da una ventina di vetture, cioè nell'ora di punta, poi naturalmente nell'ora di calma sarà leggermente diminuita la quantità di mezzi, come avviene per tutto il resto del servizio, e questa mattina ho monitorato la situazione insieme ai nostri tecnici del movimento e direi che non abbiamo situazioni di affollamento, c'è una situazione assolutamente di buon dimensionamento del servizio rispetto alla domanda, quindi non stiamo registrando nessuna criticità per quanto riguarda il carico di passeggeri, quindi questo era l'obiettivo più importante, cioè fare in modo che questo servizio agisse in modo sostitutivo rispetto alla metro, l'obiettivo direi che è stato centrato. Comunque monitoreremo tutta la settimana il servizio, i carichi di passeggeri con dei nostri uomini alle fermate, anche con i contapasseggeri a bordo, e vedremo se sarà sufficiente questo servizio. Io penso di sì, assolutamente, è stato tarato in un modo direi ottimale, e comunque qualsiasi aggiustamento che si riterrà opportuno fare sarà attuato tempestivamente. Pesci, lavori complessi, lei diceva, che si fanno dopo 33 anni, insomma, dall'apertura della metropolitana, compreso lei, insomma, ci sottolineava come ci sarà anche la sostituzione di alcuni binari. Il periodo è stato scelto perché? Perché ci sono le scuole chiuse? Certo, dovendo scegliere un periodo nel quale tenere chiusa la metro, si è deciso di farlo nel periodo nel quale è minima lo spostamento, perché non ci sono le scuole aperte, non ci sono i movimenti che di solito caratterizzano il periodo invernale. Quindi certamente se l'avessimo fatto da settembre avremmo fatto un'operazione sbagliata, perché si sarebbe registrato un carico ben superiore di passeggeri e quindi avremmo creato poi un disagio. Senta Pesci, in conclusione posso chiederle ancora due cose velocissime. La prima, quindi, la data prevista di fine lavori da una parte, e dall'altra qual è il numero di persone che utilizza ogni giorno la metropolitana? Ovviamente, come lei diceva, ci sono periodi diversi, no? Come questo che è un po' più in calo, e poi ovviamente quando ci sono le scuole è in aumento, però mi sembra, insomma, rispetto ad alcuni anni fa, che sia entrata anche un po' nel cuore proprio dei genovesi, no? La metropolitana.
Ma certo, la metropolitana, insomma, per quanto riguarda soprattutto la Valpolcevera, ma poi anche la tratta centrale, compresa tra la zona di Dinegro, Principe e il centro della città, è molto utilizzata. Nel periodo, come dire, antecedente il Covid, si arrivava anche a 9 milioni di passeggeri trasportati all'anno, e c'è stato un certo calo durante il periodo del Covid, come su tutti i mezzi di trasporto, ma poi, diciamo, con tutte le attività, diciamo, di promozione che ci sono state riguardanti la metropolitana, c'è stato un rilancio molto forte dei passeggeri trasportati, sia nelle fasce orarie di gratuità, sia anche nelle fasce orarie a pagamento. Quindi c'è stato, come dire, una ripresa veramente significativa dei passeggeri trasportati, e siamo arrivati, come dire, grosso modo a quei livelli che ho detto prima. Quindi, diciamo, noi ci teniamo a fare in modo che vengano fatti tutti gli investimenti e tutti i lavori, quindi, che sono necessari per mantenere in funzione un impianto così importante, che poi è destinato, nei programmi dell'amministrazione e dell'azienda, a crescere, a svilupparsi anche in ulteriori destinazioni. Grazie, grazie Stefano Pesci, direttore generale di AMT. Ci aggiorniamo allora.